Grande successo per la serata delle Fonti Awards, tenutasi lo scorso mercoledì 20 novembre a Palazzo Mezzanotte. La serata è stata introdotta da un CEO Summit intitolato Mobilità Sostenibile e Community Engagement, per una maggiore attenzione a territorio e collettività, moderato dalla giornalista Deborah Rosciani. La cerimonia delle Fonti Awards ha dedicato particolare attenzione al mondo della mobilità e del public affairs, premiando le eccellenze del settore. Avvocato dell'anno di eccellenza diritto penale ambientale, se la giudica il premio napoletano Ficco Turchetto Studio Legale. La consolidata expertise, l'elevata specializzazione e la profonda conoscenza della complessa normativa ambientale dettata da un'esperienza pluriennale dei partners sul campo lo rendono lo studio uno tra i più affermati del diritto penale ambientale nel panorama italiano. Eccoli qui, è il premio anche per loro. Un poco più avanti. Ai Le Fonti Awards, napoletano Ficco Turchetto premiato come team legale dell'anno, boutique di eccellenza, diritto penale ambientale. Siamo in presenza dell'avvocato professor Enrico Napoletano, founder dello studio legale napoletano Ficco Turchetto. Un commento per questo importante riconoscimento? Innanzitutto grazie, è un'immensa gioia per noi ricevere questo riconoscimento. E lo è ancora di più perché è un riconoscimento collettivo, quindi è un riconoscimento che va a tutti i membri del team che in questi anni hanno partecipato. In particolare faccio riferimento a Paola Ficco, Stefano Turchetto, Elena Massignani, Luciana Verderosa, tutte persone che in questi anni hanno contribuito. In particolare è un riconoscimento molto importante perché riguarda il gruppo e il gruppo è il motore di uno studio legale. È il motore, ci deve essere un buon clima all'interno del nostro studio. Fortunatamente c'è un buon clima perché puntiamo molto sul fattore umano. Il fattore umano è una delle chiavi vincenti del nostro studio. Prima ancora che la competenza. La competenza è un qualcosa che sul mercato oggigiorno con tante università concorrenti si ritrova anche molto più facilmente di prima, ma trovare competenza associata a un fattore umano è un qualcosa che richiede molto più tempo rispetto a quanto in passato si ritrova sul mercato. Tra i vari processi rilevanti seguiti da parte dello studio proprio in materia di penale ambientale, qual è l'attività principale a cui dedicate maggior tempo e soprattutto che tipo di approccio avete in relazione alle tematiche in causa? Certamente l'attività principale è il contenzioso, affiancato anche ad un'attività prettamente consulenziale. Lo studio segue alcuni tra i processi più importanti in questo momento in materia penale ambientale e l'approccio che noi diamo nell'affrontare queste tematiche, che a mio giudizio sono tra i processi penali più complicati che un avvocato penalista può gestire, perché va coniugato necessariamente la parte tecnica con la parte scientifica e legale. Non è semplice, noi come approccio teniamo un approccio prettamente dinamico, facciamo dei sopralluoghi all'interno degli impianti ove possibile e forse proprio questa nostra capacità di accontentare il business e calarci all'interno delle problematiche ha fatto sì che oggi cambi anche l'approccio del management aziendale con l'avvocato. Tanto è vero che proprio la parte consulenziale è l'altro business importante dello studio, in quanto siamo avvocati di business che guardiamo proprio all'interno dell'azienda, affianchiamo le funzioni manageriali e interveniamo nel momento non più patologico, quindi al momento dell'insorgenza del problema che porta al processo, ma interveniamo in una fase di prevenzione. Come cambia il ruolo dell'avvocato penalista nell'assistenza delle aziende che hanno problemi in materia di penale ambientale? Cambia in quanto affianca le funzioni di business. Oggi il penalista non è più soltanto il risolutore del problema in sede giudiziale, è un risolutore preventivo che affianca il top management nella pianificazione di una
conduzione aziendale sana, secondo dei principi etici importanti, e soprattutto aiuta le funzioni manageriali HSE principalmente, per il caso nostro, a fare una pianificazione e gestione di quelli che possono essere le problematiche, come affrontarle secondo legge, nel cercare di ridurre il più possibile il rischio reato. Non a caso, quando un'azienda deve predisporre un modello organizzativo, la figura chiave è il penalista che deve fare l'analisi dei rischi di reato preventivi. E in materia ambientale oggi diventa ancora più centrale, anche alla luce della prossima modifica del codice ambientale, che dal prossimo anno stravolgerà completamente le regole come oggi le conosciamo. Progetti da parte dello studio per il futuro? Ci sono dei progetti importanti. In prossimo anno entrerà un senior legal all'interno dello studio, l'avvocato Fiacchi, che porta da noi una competenza molto importante su tutto il penale d'impresa, sempre coniugato a quella che è l'essenza dello studio, l'ambientale. Ma stiamo sviluppando anche un progetto, o meglio stiamo ancora consolidando un progetto di internazionalizzazione che ci vede molto vicini con l'asse italo-americano. Non anticipo nulla, ma certamente sarà uno dei due temi più importanti dello studio, che nel 2020 ci vedrà ben attivi sul mercato.